Molte gente come Troia, per esempio, erano stati rifortificati, non erano stati rifondati per consolidare i confini tra Longobardi e Bizantini. Scusate se sono andato oltre quello che mi dice. Grazie. Grazie al professor Maurizio, noi saremmo stati anche ora ad ascoltarlo, però purtroppo il tempo è tirato. Io procederei in questo modo adesso. Prima la parola ai politici e poi chiudiamo con il sindaco, che comunque nella veste di presidente della Unione dei Comuni del Cobrezzone, e darei la parola a uno che viene da Perpignan. Il presidente della comunità montana, Valle Ufida, ingegnere Carmine Famiglia. Diciamo. Grazie, ci sente? Grazie, buonasera a tutti. Vedo che il pubblico si era un po' stancato, quindi sarò brevissimo e cercherò di fare qualche riflessione importante e stare anche nel tema dell'argomento di questa sera, perché quello che ci interessa di più è la progettualità. Noi dobbiamo pensare alla progettualità. Ho seguito attentamente la relazione dell'architetto Panzetta e dell'architetto Mario Resta, i quali hanno esaustivamente spiegato quale possono essere il primo, qual è il tracciato della storia della via Etruria, il secondo, quali possono essere le cose innovative, molto interessanti, perché anche se in questo, permettetemi la parola, anche in questo contesto possono sembrare anacronistiche queste cose che lei ha fatto vedere, no, in questo contesto, in questo per noi, io le condivido perfettamente, ci sono cose da cui qualcuno può tirare fuori un'idea, perché noi abbiamo bisogno di idee. Il professore Maurizio mi piace molto perché ha messo in evidenza la situazione purtroppo della nostra Italia. Su questo, come disse il farmacista, con i due cacciatori, la vita era musicata la vita, e dice poi non è niente tanto. Quindi praticamente purtroppo il nostro patrimonio archeologico, storico, deve morire perché viene tutti i giorni danneggiato. Scusa, se pensate che i castelli della Francia con i castelli della Roia guadagnano tre volte in più di Pompei, ma ci vogliamo rendere conto, no? Vogliamo vedere noi la nostra provincia di Foggia, voi non lo immaginate, ma archeologicamente è tra le più belle d'Italia. Io ho scavato a Castelpagano un vicus che sembra un angolo di Pompei, ebbene appena abbiamo finito lo scavo, dopo 4-5 giorni che sono tornato lì, non ho trovato tutta la lingiera che avevamo emesso di legno pregiato palissandro per evitare che qualche visitatore turista si buttasse giù, stava davanti alla tutta quanta smontata e messa davanti a una masseria di un micro-vario. Quindi sono andato lì con i carabinieri e l'ho avvistata da lontano. Ho detto, vedete, 5 giorni fa abbiamo finito di scavare, ma il materiale sta là. Sono andato da questo tizio e scherzando, ho detto, senta, ma lei ha capito l'importanza di questo territorio? Sì. E noi per 20 giorni siamo venuti a prendere la mozzarella da lei, ci ha fatto qualche volta la pizza, ma perché non metti in agroturismo piuttosto che ce li distruggi l'area archeologica? Però il professore quello apprezzava molto, quindi possiamo dare torto. Allora andando avanti, insomma, nei ragionamenti, io dico questo, i giovani dell'entroterra, del territorio interno, torneranno nei borghi? Possono tornare nei borghi? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Potremmo fare questo perché è molto difficile che si verificherà, perché come tutti sapete il territorio interno è costituito dal 60% del territorio nazionale e il 53% dei comuni sono comuni del territorio interno, sono 4.261.
pari al 23% della popolazione nazionale. Quindi se questi territori venissero rioccupati, diciamo così, dai giovani, avremmo veramente qualcosa di molto importante. Su questa strada però pare che, professore, l'Italia si sta svegliando un po'. Enrico Borghi, che è il capogruppo pure dell'IES, però per me mi rappresenta il presidente dell'UNCEM, sarebbe il presidente dei sindacati nazionali delle comunità montane, ha presentato un libro, Le piccole Italie, cioè sarebbe i nostri paesi. È veramente un libro interessante e pare che nei prossimi giorni verrà presentato probabilmente in Irpinia da noi, presso la comunità montana dell'UFTA. Se ne parlerà a ottobre, non mi ha dato una cosa, però pare che l'Italia è interessata ad attenzionarsi alle aree interne. Perché facciamoci caro, è vero che bisogna fare progetti, ci vogliono progetti, di soldi, senza soldi purtroppo non si cambia nessuno. Allora, se noi sfruttiamo i fidoni che ci vengono offerti dai Galla, PON, PSR, POC, fondi europei, è qui che dobbiamo andare. Perché siamo qui questa sera? Perché io sono venuto, perché il mio pensiero è questo, ringrazio il sindaco di Monteleone che è reso promotore di organizzare questo incontro, noi già l'abbiamo fatto qualche anno fa a Castelbaronia, e quindi teniamo delle persone, due persone diciamo così, che stanno lavorando a un progetto, ma non ne sono tanti, certo. Non ne sono tanti, questo è il problema. Io voglio dare un consiglio, mi permetto modestamente, per carità, perché l'esperienza me l'ha insegnato in modo particolare con me, i progetti non devono aspettare al momento che la regione fa il bando, i sindaci devono fare un marco progetti, perché quando hanno 15-20 giorni si devono muovere. Voi sapete che i primi 6 miliardi arrivati a Pompei sono tornati indietro, quando sono arrivato io a Pompei, i primi 6 miliardi tornarono indietro, perché come unico funzionario io ero solo io, più la sovrintendente arrivata dopo un mese da Milano, che non conosceva ovviamente il territorio. Quando essendo nata una nuova sovrintendenza, tutti i funzionari erano rimasti con la sovrintendenza di Napoli, a Pompei ero l'unico. Ebbene, la sovrintendente fu subito sbattuta fuori e mandata a Milano, perché aveva perso 6 miliardi di lire. Quando poi è arrivato con il sovrintendente Condicello dalla Sicilia, se Manucci cosa dobbiamo fare? Tu diciamo di esperienza, dico, se lei fa quello che dico io, sicuramente si troverà bene. Cosa dice lei? Chiamiamo, è fatto così per fortuna, chiamiamo tutte le ditte della campagna, tutte, guardatevi in faccia e da oggi non vi fate più guerra. Assolutamente, guardate, mettetevi d'accordo nel senso che trovate un punto di incontro, voi fate subito i progetti, subito li fate. Io ve li correggo. Però mi fatevo io e li correggo, perché noi non siamo in grado in 15 giorni di fare i progetti, se no li perdiamo altri 6 miliardi come i primi. Ebbene, loro immediatamente fecero questi progetti, economicamente più alti o più bassi, dico, tanto voi vi mettete d'accordo e lavorerete insieme. Chi ha un progetto di 6 miliardi, è chiaro che dopo a uno che ha preso un progetto piccolo lo deve rubare. Ebbene, io corressi solo i progetti e partirono, però feci pure la relazione per cui il direttore generale all'epoca disse: ma io conosco lo stile, qui ha firmato non dicendo mai Manucci, però avete fatto una grande operazione. Allora dico al sindaco, in questo caso al sindaco di Monteleone, un consiglio affettuoso: faccia progetti a non finire, anche quando non ci sono soldi, perché quando poi ci saranno per non fare più tempo a presentare. Va bene, la ringrazio professore, mi ha tolto le parole di bocca, volevo dire proprio questo, quindi mi ha detto molto esaustivamente il professore. Dobbiamo prepararci a fare i progetti, quindi non possiamo fermarci. La possibilità di allargare l'area vasta all'Irpinia, la Daunia, la Campania e la Puglia, la possiamo avere attraverso i fondi europei, perché
che non sono solo i fondi regionali che ci interessano, ma dobbiamo pensare anche all'approccio con i fondi europei, e questo è molto importante. Io vi annuncio che la mia comunità montana sta prendendo dei contatti con i paesi balcani, andremo in Bulgaria. In Bulgaria per fare un protocollo di intesa con 30 paesi della Bulgaria per poter poi farci un progetto europeo. Per quanto riguarda la Via Furia Panzetta, dico solo una cosa dimostrare l'impegno che ci abbiamo messo, che tu ci hai sempre sollecitato e ti ringraziamo. Questo volevo dire professore, noi ci stiamo affidando a due volontari e che stanno facendo un lavoro per noi, per le istituzioni del territorio, e di questo ci dobbiamo dare atto, è molto importante. Oggi volontariato non se ne trova più, fare il progetto non è così. Lei sta parlando con un ingegnere che ha fatto centinaia, decine di progetti a Ferrice, e che le faccio fare? Arriva la regione Campania e non mi finanza. Non puoi avere militari, che ci sono tante cose più problematiche che i sindaci non sono in grado di progettare. Hanno inventato il famoso fondo di rotazione, questo fondo di rotazione se lo sono beccato in Salerno e Napoli, i piccoli paesi, le aree interne non hanno beccato niente. E che dobbiamo fare? Il fondo di rotazione sarebbe un fondo specifico per le progettazioni. Come dobbiamo andare avanti? Anche il Ministero in questi giorni ha fatto un bando, non so se lei ne ha conoscenza, una specie di fondo di rotazione di 40 milioni di euro per tutta l'Italia. Ma che dobbiamo fare con 40 milioni di euro? È solo propaganda, questo è il discorso, cioè in sostanza i soldi non ci sono. Però che i soldi non ci sono, però si assiste pure a degli episodi eclatanti, perché alcuni giorni fa è venuto un politico di Foggia, sapete già, vengo tracciato per polemico, ma io non sono, perché la polemica è anche, quando non è astiosa, è costruttiva. Quindi non vi dico il nome di questo politico, 220.000 euro, dice, io potrei ottenere, potrei avere 220.000 euro, e tengo un'idea, adesso ve la espongo. Allora, vogliamo valorizzare la chiesa, la benedetta via Sagrada con Bardone, esiste solo quella, vabbè, come la vuole valorizzare? 100.000 euro, per quanto riguarda la stampa. E l'altro poi vediamo come spenderli per la tutela pratica. Che dobbiamo fare con i primi 100.000 euro? Facciamo, io faccio 2 o 3 milioni di manifesti e pubblicizzo in tutta l'Europa e in tutto il mondo la via Sacra Longobardone. Ma allora mi sono messa lì, ho detto per piacere, adesso si alza e andiamo già a prendere il caffè, parliamo di altri argomenti. Se tu non mi vieni a dire quali sono i monumenti lungo la via, chiamiamola via Francesca, che si devono tutelare e valorizzare, che si devono recuperare, dove stanno castelli che cadono, dove stanno gli ospizi dei pellegrini crollati, se tu non mi vieni a dire qual è il monumento più bello da salvare sulla via sacra del Longobardi, mi vieni a dire che devo spendere 100.000 euro di manifesti da scrivere in 10 lingue e da mandarle in tutto il mondo firmate da te, perché devi pubblicizzare il tuo nome. Allora è vero che no? Allora, oppure mi vieni a proporre che vuoi valorizzare la via, vuoi valorizzare Alpi, come la vogliono valorizzare? Sentite l'ultima, la sentirete tra poco, c'è un mio articolo sui giornali, sentirete la barzelletta. La proposta di questo politico è di valorizzare la famosa Alpi facendo un lago artificiale ed arrivare con la barca nella zona archeologica. Non tu. Allora, scusatemi, professore, però qua sembra che è diventato un dibattito tra me e lei, quindi non vorremmo che il pubblico sia noi in voce, scusatemi. Io voglio soltanto dire questo, che con il bando che è uscito per le strade di collegamento al Ministero, con area vasta di 150.000 abitanti, la comunità montana dell'Ufida e il nostro territorio ha partecipato con l'area vasta di Ariano Irpino e di Benevento
alla progettazione, alla richiesta di finanziamento per la progettazione, attenzione, della Appia Regina Viarum, nella quale io come presidente della Comunità Montana, con la documentazione che mi ha inviato il volontario Panzetta, ho cercato di inserire una parte del tracciato della Via Arturia che comprende da Casalbore, Villanova, Ariano, Zungoli, San Rosso e Trevico, cioè quei paesi che sono interessati, che fanno parte della Comunità Montana dell'Ufita. Quindi quel poco che si è potuto fare come segnalazione, come indicazione progettuale che è stata recepita dall'ufficio di Benevento che sta facendo i progetti, qualcosa l'avrà fatta. Pertanto io concludo dicendo che mi rivolgo al sindaco e anche al territorio di quest'altra regione, se collaboriamo insieme, cerchiamo di lavorare, di organizzare dei progetti validi, perché professore, per ogni accesso a un finanziamento, quando essere in bandi, dobbiamo essere pronti che vanno trovando progetti eseguiti. E lei sa che i progetti eseguiti per farlo non ci vuole. Non è facile, quindi io vi ringrazio per questo coinvolgimento e spero di poter fare un'altra occasione, un approfondimento delle cose. Grazie.